Cortona Antiquaria compie 60 anni, la mostra è stata inaugurata al Centro Convegni Sant'Agostino. La prestigiosa manifestazione integra storia, documento, arte e artigianato con opere provenienti dall'Italia e dal mondo. Forse una delle più belle perché quest'anno è il 60° anniversario e quindi ci siamo impegnati ancora di più. Abbiamo una serie di antiquari che vengono da tutte le parti d'Italia e sono veramente il meglio che il nostro mercato possa offrire in questo momento. Sono tutti professionisti seri, bravi, di grande esperienza e hanno portato il meglio delle loro gallerie. Promossa dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo, la manifestazione offre ai visitatori un percorso ricchissimo, fra complementi di arredo e oggetti quotidiani che presentano preziosità e curiosità, argenti, ceramiche, vasi e sculture, creazioni dal 1500 ai primi decenni del Novecento. Nel tempo siete riusciti a creare un momento importante per l'antiquariato a livello nazionale e internazionale, dando moltissima importanza alla qualità. Certamente direi di sì, noi siamo riusciti negli anni a portare questa mostra a un livello molto alto anche rispetto al panorama nazionale delle altre mostre che c'erano insieme a Cortona, poi per una serie di motivi, non ultimo il Covid, molte di queste sono sparite, noi abbiamo resistito e siamo riusciti ad andare avanti e a fare tutte le edizioni proprio puntando sulla qualità e sulla serietà dei nostri espositori. Affianca Cortona Antiquaria la mostra collaterale Un viaggio nel futurismo da Boccioni a De Pero. Abbiamo voluto appunto proseguire sul filone futurista con il nostro Severini e appunto abbiamo allestito questa collaterale della Cortona Antiquaria che celebra il 60° anno con degli artisti di primissimo piano come Boccioni, Balla, De Pero, Danna. E oltretutto sono tutte opere importantissime del primo Novecento, ma che dimostrano il dinamismo, la volontà di spingersi verso la tecnologia di quel momento. E soprattutto ci sono anche delle belle novità, tra cui un quadro di Giulio Danna che è per la prima volta esposto in una mostra. La mostra sarà aperta fino al prossimo 4 di settembre.